È tutto pronto, i coach li vedo carichi, quindi iniziamo subito. Giorgia, schiera pure il tuo talento. Noi schieriamo un artista dal carisma travolgente, ma ha un animo gentile e un animo che riuscirete a vedere attraverso la sua voce. Noi schieriamo una cantante, Andrea Fonda. And every second I waste is more than I can take. I become so numb, I can feel you there. Domenico, un breve commento su questa esibizione? Questo è un pezzo che ha bisogno di estensioni lunghe, le ha fatte, secondo me, però non benissimo. E quindi così così. Noi presentiamo Giada, che per noi è come pietra preziosa. È un'artista che esprime tantissime sfaccettature della danza. La vediamo molto completa nelle sue espressioni tecniche e emotive. E quindi Giada Condello. Only one who c'è qualità, nel senso che si vede qualità nel movimento e anche il racconto è interessante, anche la coreografia non è banale, quindi mi è piaciuta. E posso dire una cosa al tuo coach? Ai coach? Ma tu parli sempre così? Ah beh, guarda Maura, ci farai l'abitudine. Allora, mi spiego, non essendo io italiano... La mia costruzione della frase è un po' rallentata perché io non voglio essere uno che sta quindi preferisco essere stare in silenzio. Vedi, però adesso sei più smart. Adesso so come sono, capito? Okay. Io ci tiro a fare la presentazione come si deve. A questo punto mi piacerebbe schierare un aspetto emotivo della danza che racconta ciò che continua a vivere dentro di noi con accettazione nonostante il distacco. Quindi schiero Chiofalo Chiara. It's never easy to walk away, let her go. It'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. Hai una buona qualità di movimento, però ti trovo poco rifinita nei dettagli. Nel momento in cui ci sono momenti tecnici all'interno della coreografia, non farcelo capire nella preparazione, perché cambiavi nel viso e nel corpo, per cui ci distraeva, almeno questo è l'effetto che ha dato a me. Hai delle qualità, ma devono essere ancora sviluppate, quindi per me podio no. Podio sì, ma semplicemente perché ho preferito la tua esibizione, anche se sono d'accordo con quello che ha detto Elena, all'esibizione di canto. L'ho trovata poco convincente, cioè non era legata, voi mi avete parlato di grande personalità, presenza scenica, a me non è arrivato niente di tutto questo. Ho parlato tra di emotività. Due... Però fate attenzione quando presentate i ragazzi. Non riferito alla danza, è riferito alla Andrea cantante. E quindi per me sì. Anche per me sì, io la penso in questo frangente esattamente come Maura. E allora sono due sì e un no al momento, Domenico potresti essere decisivo. Per Chiara podio sì, perché anche io ritengo meno convincente l'esibizione di Andrea e l'ho anche espresso prima, quindi io cambierei. È stato chiaro Domenico a chi darebbe la sua preferenza, quindi Elena, tu con chi vorresti sostituire Chiara? Sicuramente non vado a toccare l'altra ballerina, ma a mio malincuore devo scegliere Andrea. Quindi siamo a due voti per Andrea. Maura? Con Andrea, come ho spiegato prima. Dispiace sempre quando va via un talento, perché in questa fase siete veramente tutti molto bravi. Quindi Andrea, ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto e ti ringrazio per essere stata con noi. Grazie Andrea. Grazie. Viste le scelte degli altri coach... E visto che in questo momento sul podio ci troviamo con due giovanissime e bravissime danzatrici, direi che è il momento di dare un cambio, una svolta. E quindi credo che sia arrivato il momento di schierare una donna straordinaria. Se posso descriverla con solo tre aggettivi, direi che devozione, umiltà e talento sono gli ingredienti che la compongono al meglio. Lei questa sera porterà il brano I Telling You, ed è Stefania Cortorillo. I'm staying, and you, you're gonna love me.
podio, assolutamente. Sì. Sei stata molto brava, molto brava. Grazie di cuore. Belli portamenti, mi sono piaciuti moltissimo i vibrati, garbati, in coda alla nota, sostegno, sei bravissima. Maura? Beh, ha una vocalità notevole, cioè non... sì, merita il podio. Quindi podio sì anche per Maura. Domenico? Lei ha una grande estensione vocale, gli alti li fa benissimo, ha interpretato bene anche la canzone, per me merita un podio. Quindi podio anche per Domenico. Elena, ti vedevo sorridere durante l'esibizione, così sì, per curiosità. Sì, perché io percepivo la persona con cui stava dialogando, è molto espressiva oltre che tecnicamente preparata, quindi grazie. Mi hai coinvolta. E anche per me sarebbe stato un cambio, il esatto. Coach, quindi podio sì, quindi per Stefi, adesso dovrete dirmi con chi vorreste sostituirla. Chiara da una parte, Giada dall'altra. Iniziamo da te, Elena. Io mi sono espressa già prima, per cui la sostituirei con Chiara. Maura? Anche per me è la stessa cosa, nel senso che ha il livello dell'esibizione più alto, quindi la sostituisco con Chiara. Sì. Domenico? Anche per me la performance di Giada è stata migliore, quindi la sostituisco con Chiara. Con Chiara, quindi con 3 voti per Chiara. Stefi prende il posto di Chiara sul podio, facciamo un applauso. Chiara, vieni pure al centro del palco. Chiara, tesoro, io ho avuto modo di conoscerti dietro le quinte, sei una persona straordinaria, sei molto dolce e ti auguro il meglio. È stato un piacere averti con noi, tesoro. In bocca al lupo per tutto. È sempre molto difficile questa fase di The Coach. Giudici, a questo punto ci siamo, i talenti si sono esibiti, Stefi o Giada... Chi per voi vince questa sfida? Iniziamo da... Ho le idee molto chiare, e allora per vai, cui volevo Elena. Lanciarmi in questa decisione. Io voto assolutamente Giada, che mi ha dato grande emozione, padronanza scenica e una contaminazione coreografica molto interessante. Quindi Elena, dai il voto a Giada. Domenico? Nonostante la bravura di Stefi, ho veramente apprezzato l'esibizione di Giada. Grazie. E quindi Giada. Maura? No, io sono molto decisa, per me Giada, nel senso che l'esibizione è migliore. Quindi Giada anche per Maura, con 3 voti per Giada, è lei che vince la sfida. Adesso esultiamo insieme. Giada, stai lì. Esatto, vieni Stefi, vieni pure al centro. Izza, vogliamo dire qualcosa a Stefi che purtroppo... Io le volevo fare le mie scuse per un motivo molto preciso. Durante la fase Academy, credo, la costruzione squadra, io commentai che secondo me lei non avevo sentito l'anima soul, e in realtà questa volta mi hai schiaffeggiata, quindi io ti ringrazio di avermi dato torto, perché è stata un'esibizione fantastica. Grazie Isa. Stefi, allora è come grazie, se ci fosse stata una piccola vittoria vabbè, non c'è per te, e grazie per essere stata con grazie. Noi Stefi, grazie davvero, grazie. E vieni Giada, vieni pure qua al centro, togliamo lo studio rosso, perché possiamo dirlo che sei tu la vincitrice di grazie. Questa sfida. Grazie, grazie. Complimenti Giada, sei emozionata. E Giada, quindi il team blu che vince la sfida. Giada, allora buon lavoro, noi ci grazie. Vediamo presto, che siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io ringrazio e saluto il nostro pubblico. Ringrazio i coach, grazie i giudici, preziosi gli opinionisti, e noi come sempre vi diamo appuntamento e vi aspettiamo qui la prossima puntata. Ciao!